Quel padre lì è, anche lì era fatto un po' sessualoide. In fondo c'è lui che esce da questo buco e con il cranio si apre questa finestra con la luce accesa. Già su questo letto la prenderò finalmente, no? Di lì c'è la mano di lei che viene inglobata in questa specie di grande buco perché è la trasformazione della sua virginità da fanciulla a donna, si solidifica, si concretizza la cosa, no? Qua c'è quella spatola appena viene per ammorbidire i due caratteri, perché ognuno deve plasmare l'altro. E in fondo la unione di due persone è come quel gioco con dentro i quadrettini che si sposta, bisogna tanto dare una scossa che armonizzi lo giusto, allora c'è il piacere. In fondo io e lei stiamo discutendo su una colonna, dice come facciamo la nostra casa? Ah no, qui facciamo la camera da pranzo, ah qui mettiamo la tenda rossa, ah no, dice no, io voglio fare là con una colonna lì fuori e qui facciamo la camera da letto. C'è questo piacere di creare questa specie di ipotetica casa di sogno, no? E per i primi 2 o 3 anni c'è una specie di clitoride là sul cielo di ognuno, questa cosa rosa, rosata, che si tira, che si allunga, che si allarga, che si restringe, e poi dopo c'è i due pianeti che sono le due personalità, prendiamo quella nave e andremo verso il nostro avvenire, ma scompaiono nell'orizzonte. È il sogno di questa trasformazione di un amore, insomma.